E adesso occupiamoci di quanto accaduto, dicevamo, di quanto accaduto nella notte ad Ancona, un incendio di vaste proporzioni nell'area portuale, la preoccupazione che dalle fiamme possano svilupparsi anche fumi nocivi. Sentiamo per aggiornamenti Francesco Tomei. Sì, nuovamente buongiorno. Allora, intanto confermiamo quanto detto in precedenza dalla sindaca di Ancona Valeria Marcinelli, secondo cui dei primi rilievi non ci sono, non sembra ci siano problemi relativi all'inquinamento, ma c'è grande cautela, continuano le indagini sulla qualità dell'aria, ma soprattutto continua anche l'opera di spegnimento dell'incendio. Sono 50 i vigili del fuoco ancora all'opera. Le fiamme non sono state completamente domate, anche perché c'è difficoltà a raggiungere il cuore dell'incendio per la presenza di materiali pericolosi, che sono un po' anche poi il timore per quanto riguarda la qualità dell'aria. Abbiamo una stima intanto di quanto è andato distrutto in questo incendio divampato questa notte. Si tratta di 4 ettari di capannone dove era stoccato del materiale completamente distrutti, un capannone che si estende su una superficie di 6 ettari. C'è stata questa mattina una riunione con la protezione civile, ce ne sarà un'altra alle ore 12. E allora, a proposito, sentiamo cosa ha detto il prefetto di Ancona D'Acunto, intervistato da Maria Francesca Alfonsi, poi in linea di nuovo a Roma. Intorno alle ore mezzanotte e mezza è preso fuoco un capannone di 40.000 metri quadri in area portuale. Sono intervenuto subito i vigili del fuoco e anche le forze dell'ordine e anche da parte del comune c'è stato un intervento immediato, il che ha consentito anche di fare in modo che non ci sia stata una propagazione del fuoco. Non ci sono state vittime, però in quel capannone che un tempo sarebbe dovuto servire come hotspot per i richiedenti asilo, in quel capannone insistono 6 attività, dalla plastica, deposito, materiale sanitario. Ecco, la nube si sta ancora espandendo, è pericoloso. Che cosa voi consigliate ai cittadini di Ancona al momento? Allora, il capannone dell'autorità portuale è dato in concessione a 6 concessionari e quindi stanno facendo tutti gli accertamenti del caso, gli organi tecnici, compreso anche l'ARPAM, per individuare il tipo di sostanza tossica che si sta sprigionando. Al momento non si sa Al quale sia. momento i risultati non ci sono ancora. In via precauzionale è stato deciso già stamattina anche dal comune che le fasce di popolazione più deboli, tipo i bambini, e quindi in questo caso è meglio che le scuole siano state chiuse a livello precauzionale per la giornata di oggi.